Ciao Lorenzo. Ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. Bene. Tu in questo cortometraggio sei stato scenografo e costumista. È un Esatto. ruolo che secondo me è veramente molto molto interessante, anche particolare. Ci puoi spiegare un po' in che cosa consiste? Sì, allora lo scenografo e il costumista sono un ruolo abbastanza fondamentale per un'equipe, una troupe cinematografica. E il ruolo del costumista consiste nel creare, individuare, trovare degli abbigliamenti, degli abiti adatti per i personaggi, comunque le scene. E il ruolo di scenografo invece consiste nel procurare, portare tutto il materiale di scena necessario sui set nei vari giorni di riprese per le varie scene. Certo, e io so che tu frequenti il liceo artistico, quindi mi verrebbe da chiederti, questo tuo percorso ti ha aiutato in qualche modo a ricoprire meglio questo tuo ruolo all'interno del cortometraggio o magari anche delle tue passioni che hai coltivato separatamente rispetto alla scuola che frequenti? Ti hanno aiutato in qualche modo? Sì, diciamo di sì che la scuola comunque dandoci, essendo un liceo artistico, dà ai propri studenti un'impronta abbastanza libera, aperta, creativa e questo è stato abbastanza fondamentale dato che lo scenografo e il costumista sono dei ruoli, possiamo dire, molto artistici per quanto riguarda un'equipe cinematografica e quindi grazie a questa vena creativa che posso dire di avere. Sono stato facilitato rispetto ad altre persone, magari. Certo, diciamo che sei riuscito in qualche modo non a sbizzarrirti, però a spaziare un po' in questo cortometraggio, a cercare di lavorare un po' secondo anche le tue passioni o come preferivi tu, ecco. Sì, diciamo di sì, soprattutto per quanto riguarda, cioè, a dire la verità, per entrambi i ruoli, dato che io ho una passione, diciamo, per la moda. Una cosa che però non è che coltivi, però è una cosa a cui tengo e penso che Hai questa avuto passione l'occasione. mi abbia aiutato nella creazione delle divise soprattutto e sono riuscito a spaziare tramite alla ricerca, che è una cosa che amo fare, e all'analisi di ciò che veniva richiesto, sono stato aiutato per creare un qualcosa coerente e carino per quanto riguarda ciò che era necessario. E invece per quanto riguarda il ruolo di scenografo, io all'artistico seguo il corso di architettura, quindi diciamo che è abbastanza coerente con la creazione dei Sì. set, design, queste cose, diciamo. Io so che la grafica ha anche giocato un ruolo molto importante perché avete realizzato dei set veramente molto dettagliati con dei particolari minuziosi. Quindi mi verrebbe da chiederti quanto è stata importante la grafica nella decorazione sia degli spazi interni ma anche di quelli esterni. Diciamo che la grafica ha un ruolo fondamentale in un cortometraggio, in un film, in un girato, soprattutto nel nostro, dato che abbiamo dovuto cercare di ricreare un'epoca di guerra, diciamo. Quindi la grafica ci ha aiutato, ad esempio, per la creazione di manifesti del partito, come questo qua che abbiamo alle nostre spalle, che sarebbe il logo fondamentale che era anche impresso sulle divise dei soldati e un po', diciamo, da tutte le parti, sui muri delle case, appeso alle bacheche dei bar, Deve essere stato un lavorone, sì, diciamo. diciamo di sì, soprattutto perché c'è anche una ricerca dietro a questo logo, dato che sono le forme scomposte, squadrate dell'aquila romana, che venne poi anche ripresa durante il periodo fascista, Assolutamente. e questa forma triangolare allungata comunque la ricorda, con i colori rossi che comunque Bene. spiccano molto, diciamo. E ci vuoi raccontare come avete allestito uno spazio in particolare? Sì, uno dei Cosa avete set fatto? più difficili e anche importanti, possiamo dire, del nostro cortometraggio è stato quello del municipio di Tarantasca, perché era un set che richiedeva comunque un allestimento molto incasinato, possiamo dire, venivano richiesti molti oggetti, sia da ufficio sia non, per riempire questo grosso tavolo rotondo, cartacce, mozziconi di sigaretta, Mamma mia. fermacarte, qualunque oggetto che riuscisse a creare comunque una sorta di disordine,
dato che il cortometraggio riprende questo avvenimento che è stato nel 45. Sì. Questo disordine che voi avete realizzato vuole forse anche un po' rappresentare quello che è lo stato d'animo dei personaggi che si ritrovavano a recitare? Sì, vuole rappresentare lo stato d'animo dei personaggi, possiamo dire, perché in quella scena sono presenti tre soldati fascisti che, cioè, rappresentati durante una loro serata di lavoro, possiamo dire, che però proprio lavoro non è, dato che stavano giocando a carte, comunque si stavano intrattenendo bevendo birra e non avendo la testa proprio su ciò che dovevano fare effettivamente. Assolutamente. Una parte fondamentale sta sicuramente quella della scelta dei costumi, in particolar modo delle divise, ecco. Sì. Non rappresentano solo degli indumenti, ma dietro c'è proprio un grande ragionamento, un grande lavoro e forse proprio una vera e propria ideologia, giusto? Esatto, sì. Ci sono stati mesi di lavoro per vedere ciò che ho realizzato. E infatti, per spiegarti, parto dall'analisi di due parole, uniforme e divisa, che apparentemente, ma anche effettivamente, sono due sinonimi, ma andandole a analizzare, uniforme, unire, divisa, dividere. Infatti ho voluto dare questa ambivalenza, diciamo, nella realizzazione del prodotto definitivo. E uniforme perché questo gruppo di soldati avevano un obiettivo comune, ovvero la difesa del partito, e vestendosi comunque con gli stessi indumenti veniva ricreata questa certo, unione. Senso di unione. Mentre divisa, cioè dividere, come ho detto prima, perché comunque ogni persona che andava a comporre questo gruppo ha una propria personalità e quindi poteva farla emergere, ad esempio, tramite la scelta delle sneaker. Qualcosa di molto attuale, tra l'altro. Sì, anche molto attuale, perché comunque jeans, Dolce Vita sono degli indumenti che, visti così, potrebbero anche non sembrare una divisa, però sì, accostati in un determinato modo vanno a ricreare un qualcosa che è gradevole, diciamo. Certo. Invece per quanto riguarda quel trench? Questo è il trench che ha indossato Dante Frezza, il tenente, e l'abbiamo reperito a Torino, a un mercatino dell'usato, il Balloon. E infatti è un semplice trench di pelle nera con anche i guanti, sempre in pelle, che sono stati indossati da Frezza insieme a un paio di scarpe, sneaker nere in tela e un pantalone nero. E anche esso c'ha comunque queste le toppine con lo stemma del partito, i quali sono applicati sia sulle spalle della divisa del tenente, ma anche sulla spalla di ogni divisa dei soldati. È veramente incredibile come a volte dietro qualcosa di apparentemente semplice, come dei vestiti, a volte non ci facciamo troppa attenzione, ma dietro ci sia veramente un grandioso ragionamento. Sì, c'è stato una buona ricerca, un ragionamento di alcuni mesi per arrivare a questo risultato. Infatti mi sono ispirato a ciò che indossavano delle subculture, comunque dei movimenti, diciamo, non formali, ma dei movimenti composti da gruppi di persone. Infatti io, ispirandomi a ciò, ho deciso di far indossare ai soldati, ad esempio, un semplice paio di jeans, perché comunque è un indumento che ognuno di noi, ogni persona, ha in casa. E idem per la Dolce Vita nera, che però accostati vanno a creare ciò che è appunto un uniforme, che riesce a rendere tutti parte di un gruppo. Sì, e mi viene da chiederti, non pensi forse che questa scelta di utilizzare un abbigliamento comunque molto semplice, facilmente accessibile, si sia distaccato un po' forse da quello che era il senso di timore che veniva ricreato dalle classiche divise del 45? Sì, diciamo di sì che si è distaccato, perché comunque questa divisa vista singolarmente incute meno timore di una classica divisa formale originale del 45. Però durante le riprese, anche grazie a accurati studi, diciamo, e ragionamenti, ho pensato che comunque un gruppo di persone che indossassero questa uniforme creassero timore. Infatti è stato così, perché
durante le riprese vedere questo gruppo, comunque anche grazie all'atmosfera che si era creata, di andare a rievocare questo evento, anche sì. Comunque indossare queste divise ha creato questa sorta di timore. Certo, comunque veramente tanti tanti complimenti. Grazie. Perché immagino che dietro ci sia stato un lavoro immenso, non riesco a immaginare, ecco. Veramente, grazie mille. Grazie a te.